Costa Amalfi. Questa mattina viene presentata l'iniziativa Vietri tra arte e gusto, un connubio tra le eccellenze gastronomiche e le eccellenze artigiane del territorio. Sì, un progetto nato dalla volontà della Prologo di Vietri con in capo il presidente Cosmo Di Mauro, e concordato con noi come associazione di studiatori, ha trovato subito una porta aperta per far sì che questo progetto andasse in porto. È un percorso gastronomico artigianale, perché dove noi ogni ristorante abbina una ricetta tipica del posto con un ceramista, e dove viene spiegato Sergio sia la parte gastronomica passo per passo come organizzare il piatto, e anche il ceramista spiega un po' la sua storia, il motivo dei colori, il perché di quel tipo di vaso, di qualsiasi oggetto loro presenteranno. E tutto questo serve poi ad ampliare un discorso un po' più grosso, in quanto noi miriamo all'accoglienza, a cercare di dare qualcosa di migliorativo al paese, come qualche creazione di altri parcheggi, attrazione per i bambini, e diciamo che ci stiamo un po' sforzando per far sì che chi viene a Vietri si troverà a suo agio e troverà un ambiente familiare, un ambiente accogliente, pulito, e sperando poi con che non ci siano problemi atmosferici di pioggia e cose, però diciamo che questo è molto molto importante, e stiamo cercando alla fine di creare squadra, ecco, perché abbiamo visto che cooperando si può fare qualcosa di buono. Loco di Vietri sul Mare, da dove nasce, come nasce l'iniziativa Vietri tra arte e gusto? Intanto buongiorno e grazie per l'occasione. È parte di un progetto più ampio che sarà messo a regime a pezzi, denominato Vietri Accoglienza, e nasce dalla normale consapevolezza del fatto che gastronomia è identità, gastronomia è territorio. Gastronomia è eccellenza, accoppiato con quello che è il normale attrattore della ceramica vietrese, che è la ceramica vietrese di fatto abbiamo ritenuto cominciare a propagandare il territorio proprio tramite queste due ricchezze, unite poi al mare, le normali bellezze sono date proprio dai siti dove saranno girate le varie trasmissioni, quindi dalle varie frazioni. Quindi ci saranno ristoratori che prepareranno piatti tipici abbinati poi ad artisti ceramisti che realizzeranno delle opere. Chiaramente il format prevede questo, ma le varie trasmissioni saranno anche differenti l'una dall'altra, ma l'idea è quella di far intervenire proprio un artista che si esibisce nella preparazione di un pezzo, e una ricetta meglio se tipica, che vale anche perché da tempo con connubio con l'associazione dei ristoratori, con la Prologo e con il patrocinio del comune, abbiamo appurato che stiamo perdendo proprio quei piatti tipici che vanno proprio a rappresentare una nuova iniziativa a Vietri sul Mare, che unisce sia la tradizione che anche la cucina. Che cosa ci potete dire di più? Quest'anno siamo continuando sulla buona strada, stiamo facendo tanto per la promozione turistica del territorio, e con il consiglio della Prologo, con il suggerimento della Prologo, stiamo intraprendendo una serie di attività le quali promuovono appunto quelle che sono le nostre eccellenze, cioè la cucina, la ristorazione, che grazie all'Associazione Ristoratori è stata protagonista l'anno scorso ad Expo 2015, e siamo stati anche presenti alla BIT di Milano. E poi giustamente non può mancare, vi sommare, la ceramica vietrese, che è il nostro punto di forza sia per l'economia che per quanto riguarda la nostra tradizione artistica e culturale. Ceramica vietrese che quest'anno avrà poi, con il viaggio attraverso la ceramica, avremo come premio viaggio attraverso la ceramica appunto il bijou, il gioiello, sarà diciamo il nostro punto di forza, e già ci sono tantissime aspiranti a questo concorso. Devo dire con grande soddisfazione che Vietri sul Mare in questi anni è migliorata, è cresciuta tantissimo. Se si pensa che il numero delle strutture ricettive da 4 è passato a 62, e ci sono in itinere ben due richieste di strutture alberghiere, quindi questa
è una, un segnale forte per dire che Vietri sul Mare cresce, che il turismo cresce e quindi giustamente ci sono gli imprenditori pronti ad investire. Questo fa bene all'economia, fa bene al lavoro e fa bene un pochino a tutto il tessuto sociale. Noi stiamo su questa strada, è bene quindi fa la Prologo, tengo qui il nostro presidente, e, sia la Prologo che l'Associazione di Istruttori appunto a promuovere il territorio. Una nuova sfida anche per la Prologo di Vietri sul Mare. Che cosa ci può dire insomma del progetto? È un ramo di un progetto più ampio che sarà messo a regime nei prossimi giorni e che è denominato Vietri Accoglienza, e l'idea prende le mosse dalla consapevolezza del fatto che la cucina è identità, la cucina è territorio, accoppiato col naturale attrattore, come diceva l'assessore di Vietri, che è la ceramica, in più un vero e proprio percorso gastronomico a zonzo per le location dei ristoranti su tutto il territorio vietrese, quindi tutte le frazioni interessate. A fine progetto sarà premiata la migliore ricetta e il migliore pezzo in ceramica, e sarà poi predisposto anche un gran galà. Questa è l'idea.